anche Israele sulla Luna. Ma l'avventura è finita male. Te ne parlo subito dopo la sigla. Nel frattempo, iscriviti al mio canale e cercami sui social. Ebbene sì, l'Unione Sovietica col suo programma Luna, l'America con le missioni Apollo, il Giappone con la missione ITEN, l'Europa con la sonda SMART, la Cina con la missione Chang'e, sono arrivati, chi con schianti controllati, chi con schianti un po' meno controllati e chi in condizioni integre sulla Luna. Il 22 febbraio scorso è stata lanciata alla volta del nostro satellite la sonda israeliana Bereshit, costruita da una società privata. Dal giorno della partenza al giorno dell'arrivo è filato tutto liscio. Ma mezz'ora prima dell'allunaggio, dopo le operazioni di discesa iniziate in modo automatico, si è verificato un inconveniente. Gli inconvenienti erano stati contemplati, tanto che era possibile far tornare in orbita lunare la sonda. Ma il problema, purtroppo, è avvenuto dopo il punto di non ritorno. A 15 km di altitudine i contatti sono stati persi. Poco dopo sono stati ripristinati, ma poi, nuovamente, il silenzio. La missione è stata dichiarata fallita. Ed è così che alle ore 20:30, ora italiana, dell'11 aprile 2019, la sonda si è schiantata sul suolo polveroso del nostro satellite. Lo scopo della costosa missione era quello di portare un magnetometro, strumento che serve per misurare il campo magnetico, ed un riflettore laser per riflettere i raggi laser inviati dalla Terra. Sulla Luna sono già presenti specchi simili e servono per calcolare con precisione la distanza Terra-Luna. Il termine Bereshit in ebraico significa in principio. La sonda era partita da Cape Canaveral con un Falcon 9. Si è avvicinata alla Luna compiendo un tragitto ad anello sempre più grande, sin quando non è stata catturata dalla gravità della Luna. Si sarebbe dovuta posare nella zona del Mare Serenitatis. Se si fosse posata sul suolo lunare, sarebbe stata tenuta in vita dai raggi solari che però, dopo 3 o 4 giorni, a causa del forte surriscaldamento, l'avrebbero anche uccisa. Negli ultimi anni il nostro satellite sembra aver perso di interesse in confronto alle missioni dirette verso il pianeta Marte, ed invece, a giudicare dalle numerose missioni lunari in programma quest'anno, compresa la missione cinese che ha portato una sonda sul lato nascosto lunare qualche tempo fa, ne ho parlato in un video il cui link trovi in descrizione, non è così. Bene, ti ringrazio per avermi seguito sin qui. Se il video ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella. Rimarrai così aggiornato sui miei prossimi video. Cercami anche sui social. Mi trovi su Instagram e Twitter come magic-lucoral e su Facebook semplicemente come Lucoral. E tu, pensi che queste missioni spaziali abbiano il fine di far progredire le conoscenze dell'umanità? O sono solamente un mezzo come un altro per trarre profitto sfruttando qualcosa? Fammelo sapere nei commenti. Un saluto dalla Luna da Lucoral.